Ragazze, ciao ragazzi, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale. Grazie per aver cliccato su questo video che, come avrete letto dal titolo, è un Avon, te ne dico 4. Vi dico la sincera verità, stavo raccogliendo del materiale, pensavo di girare questo video tra un po' di tempo, invece mi ritrovo qua a distanza di poco più di un mese a girare un nuovo Avon, te ne dico 4. Vi già anticipo che sono veramente arrabbiata. Forse da quando porto sul canale questo tipo di format è in assoluto la volta in cui sono più arrabbiata, perché molte delle cose che sono capitate, di cui andremo a parlare, per me erano assolutamente evitabili. Purtroppo non è stato così e quindi ci ritroviamo oggi a sfogare un po' di rabbia su questo video. Ci tengo anche a precisare a tutte le ragazze che carinamente mi hanno scritto e mi hanno suggerito delle argomentazioni che sono sì molto importanti. Problemi con le fatture, bla bla bla, che purtroppo sono capitate delle cose che hanno preso il sopravvento. Quindi, se non sentirete citare le vostre lamentele, state ben tranquille che sono in lista d'attesa, andranno nelle prossime. Non lo inserisco in questo perché, innanzitutto, secondo me sono successe delle cose un pochino più gravi che rischiano di mettere in secondo piano dei problemi che pure esistono e sono molto importanti, e perché altrimenti il video durerebbe veramente tanto. Allora, io inizierei subito mostrandovi questo. Un minuto di silenzio per questo catalogo, che è in corso in questo momento, è il catalogo di Campagna 17. Altri minuti di silenzio per le brochure sulle quali io credo siano stati spesi una valangata di soldi e che sono state distribuite in pompa magna a tutte quante le presentatrici, perché Avon finalmente ha la sua linea make-up vegana, e su cui tutte noi abbiamo puntato tantissimo. Ho acquistato una marea di prodotti in anteprima, tutti i video praticamente del canale erano dedicati nell'ultimo periodo a questa strabiliante linea make-up. Ho girato il video consigli per gli acquisti, ho fatto una marea di promozione a questi prodotti, cosa che immagino le presentatrici abbiano fatto ancora di più rispetto a me. E niente, ragazzi, inizia la campagna 17. I prodotti sono tutti sold out. Parlo in particolare delle Lip Rush, che esistono, mi pare, 9 colorazioni, quindi neanche una roba dei 20 colorazioni. Tutte quante in stop vendite fino a data da destinarsi. Addirittura l'ultima data che ho letto era una roba tipo aprile. E non solo, con questo, un altro dei prodotti di punta abbiamo visto nel catalogo, nel consigli per gli acquisti, il portaoggetti, che era un altro prodotto che è andato alla grande e spediremo, ma non perdiamoci in chiacchiere e soffermiamoci su questo. Come si fa, dico io, come è possibile mandare in giro le presentatrici a sponsorizzare un prodotto che tra l'altro attendevano da un'eternità, un prodotto vegano make-up, che già era presentato, abbiamo visto quando li abbiamo swatchati tutti in modo un po' errato rispetto a quello che era poi la resa del prodotto in sé per sé, e far vedere che è tutto sold out prima dell'inizio della campagna. Ragazze, è una cosa veramente imbarazzante, soprattutto alla luce di qualcosa che vedremo un pochino più avanti. Mi dispiace, Avon, proprio non stanno in cielo né in terra. È come dire che io, facciamo conto, sia Kiko Milano, sparo un nome a caso, lancio la collezione per San Valentino, per Natale, per quello che è, quando arriva il momento dell'acquisto tutti i prodotti risultano sold out, quantomeno il prodotto di punta. Mi dispiace, è veramente una figura bruttissima, e ovviamente, come al solito, la figura brutta, la faccia davanti a questa figura ce la mettono le consulenti o presentatrici, o chiamatele come vi pare, ma di fatto è una cosa veramente molto molto grave. Parliamone, perché non stanno in cielo né in terra. Fatemi sapere voi sotto quante vendite avete perso per questo problema. Oltretutto, tra l'altro, essendo un prodotto diciamo unico all'interno del catalogo, viene suggerita l'alternativa, come se io fossi il mago Houdini: ma guardate, non c'è sto prodotto vegano, però vi potete beccare sta tinta labbra, che è la Power Stay, che non ci azzecca assolutamente niente. Uno è un prodotto lucido, questo è un prodotto matte, quello è un prodotto che si trasferisce e non si asciuga, questo si asciuga e ve lo tenete sulle labbra per il resto della vostra esistenza se non lo struccate con un buon bifatico. Uno è soprattutto vegano, basato su pigmenti naturali e puri, e questo assolutamente non è né vegano né naturale. Quindi ditemi voi, bel suggerimento, grazie, grazie veramente. Non sappiamo come tirare fuori tutta la gioia che ci avete causato con questa figura barbina, perché questa è una figura veramente barbina. La seconda cosa, che è secondo me in parte legata a questa di cui abbiamo parlato,
e che in questo caso, secondo il mio personalissimo parere, poteva essere gestita in modo molto diverso, è il cambio delle percentuali di guadagno. Non ne parleremo nello specifico in questo video, perché ovviamente ce ne sarà uno dedicato dove confronteremo il vecchio sistema e dove andremo invece ad analizzare il nuovo. E premesso che io sono sempre favorevole ai cambiamenti, anche in questo caso dalla mia parte sono di più i pro rispetto ai contro, ma vi ripeto, ne parleremo in un altro video. C'è una cosa che però, Avon, hai sbagliato a mio personale giudizio pesantemente, e sto parlando del segreto di Stato che girava intorno a questi cambiamenti di appunto commissione dalla campagna 18 in poi. Diventava fondamentale e diventa è tuttora fondamentale la vendita che avviene in campagna 17. Perché dico hai toppato completamente la tempistica, o quantomeno ti sei guardata in saccoccia a te, non hai guardato nella saccoccia delle povere presentatrici, perché vigeva un segreto di Stato praticamente totale su questo tipo di discorso. Ripeto, io sono favorevole al cambio delle commissioni così come sono state impostate. Una delle cose secondo me meglio fatte è che si acquisisce il livello delle vendite della qualifica più alta. Mi sto spiegando forse in modo confusionario perché alcuni di voi magari non sanno ancora bene come funziona. Sostanzialmente, da questo momento in poi, più alto sarà l'ordine, più cambierà la contistica che verrà applicata alla presentatrice. Cosa succede? Che se nella campagna precedente avete avuto un ordine particolarmente alto e quindi siete in una fascia di commissione molto alta, nella campagna successiva, anche se non riuscirete a raggiungere lo stesso livello di vendite, vi verrà attribuita la commissione della campagna precedente. Perché vi dico che le tempistiche sono sbagliate, che in questo caso le presentatrici sono due volte danneggiate, una dalla pessima gestione del lancio della nuova linea e due dalle tempistiche in cui sono avvenute le riunioni? Perché diventa fondamentale in questa campagna qui riuscire ad avere una somma di vendite particolarmente alto, perché le commissioni per attribuirle terranno conto delle vendite di campagna 17. Cerco di spiegarmi ancora meglio, perché fondamentalmente nella prima fase di questo passaggio le presentatrici, che forse se proprio vogliamo trovare qualcuno che viene danneggiato, sono quelle delle fasce un pochettino più basse, al di là del discorso che anche le socie stanno seguendo questo fatto con una certa ostilità, perché temono sempre di più che la figura della socia stia man mano perdendo importanza all'interno di Avon, e tutti i torti non ce l'hanno, ma sostanzialmente le fasce basse, ma soprattutto le intermedie, stanno subendo veramente un pochino un danneggiamento, non altissimo, ma un pochino sì, perché se uno organizzava i suoi quarti, quindi praticamente i 4 mesi di vendita che andavano a costituire il cluster finale, in modo tale da avere una divisione abbastanza equa degli ordini per poter diventare per esempio platino e quindi avere dei benefici che di fatto non avranno con il nuovo sistema di commissione, ci sta benissimo che nell'ultima campagna loro abbiano già raggiunto la qualifica di platino, o comunque la suddivisione, insomma, è stata fatta in modo equo e in modo che nell'ultima campagna non si corresse il rischio di non qualificarsi perché mancavano dei prodotti piuttosto che altre problematiche. Oltre al fatto che voi mi chiedete in campagna 17 di fare un ordine particolarmente sostanzioso, perché questo verrà a mio beneficio, quindi mi vedrà nella campagna 18 delle commissioni particolarmente alte, perché non esisterà più il cluster di appartenenza e di conseguenza il prodotto più importante e più incisivo del catalogo di fatto non è disponibile. Per quello vi chiedevo, fatemi sapere quante vendite avete perso per questo tipo di problema. Mi dispiace, Avon, le tempistiche sono state assolutamente sbagliate. Io capisco che voi fino all'ultimo momento abbiate voluto ottenere il massimo dell'impegno da parte delle consulenti, che erano a tanto così dall'ottenere degli obiettivi molto importanti, ma le tempistiche, per quanto mi riguarda, sono sbagliate, perché le consulenti dovevano sapere prima dell'inizio della campagna 17 quanto questa campagna sarebbe stata
giornata importante. Perché? Perché semplicemente magari avrei potuto slittare alcuni ordini alla campagna 17, avrei potuto cercare di giustarmela in modo particolare. Tenete anche in considerazione che il catalogo di campagna 17 scadrà il 12 marzo. Io sto girando questo video il 29 di febbraio e ragazze mie, di fatto molte riunioni di zona, tra l'altro, ancora non ci sono state, quindi alcune presentatrici ancora brancolano nel buio o hanno delle informative di qua e di là o hanno ricevuto l'email di Avon e tutto quello che hanno, perché voi continuate sistematicamente a dire di sentire le responsabili di zona, di sentire le proprie Avon leader. Questo a casa mia significa nascondere la testa sotto la sabbia, perché sapete perfettamente che ci sono intere zone d'Italia scoperte, ci sono parte delle zone d'Italia dove le responsabili di zona non sono assolutamente all'altezza del compito che gli è stato dato, con relativo affanno invece delle altre bravissime responsabili di zona che si trovano tante volte a dover sopperire anche alla mancanza delle altre. E sapete benissimo che la vostra corsa affannosa al far diventare tutte quante Avon leader porta tantissime ragazze ad essere state introdotte nel mondo Avon da delle leader che poi non rispondono magicamente più. Perché? Perché voi impedite alle consulenti di uscire dal gruppo di quella leader e passare ad un altro gruppo. Semplicemente questo. Quindi mi dispiace, ma le tempistiche di questa azione sono state completamente sbagliate e molte presentatrici ne risentiranno. Tante altre beneficeranno di questi nuovi scaglioni da subito, immediatamente. Io sono convinta che sulla lunga scala, quindi con il tempo, tutte apprezzeranno questo cambiamento, ma fatto sta che non potevate rendere più traumatico il passaggio dai precedenti cluster, perché poi questo tra l'altro è un passaggio storico, erano anni che Avon era organizzata in questo modo, nel modo più traumatico possibile. E con questo chiudo tutto questo casino successo nella campagna 17, perché di questo si tratta. C'è stata veramente una malgestione totale di questa campagna. Arrivo all'ultimo punto, in modo insomma di chiudere nel più rapido modo possibile questo video. È una mia osservazione che mi è stata sottoposta da diverse di voi e ho cominciato a farci caso anche io, ed è una cosa secondo me forse più grave di tutto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento. C'è uno strumento che per noi è molto importante, sapete io quanto lo amo, quanto lo uso per i video, perché ormai praticamente ordino tutto in anteprima, e sto parlando dell'Avon per te. Nell'Avon per te, che è uno strumento molto importante per una consulente, soprattutto una consulente che decide di fare seriamente questo lavoro, perché è uno di quei pochi strumenti che vengono messi a disposizione dove si possono acquisire in anticipo dei prodotti che verranno poi lanciati più avanti, quindi si possono provare personalmente, si possono far provare in anteprima alle clienti, si possono acquistare dei campioncini, si possono acquistare anche dei prodotti che sul catalogo sappiamo essere molto apprezzati e, perché no, ricreare un piccolo magazzino in modo da avere magari subito a disposizione un prodotto, perché si possono acquistare effettivamente i profumi ad un prezzo vantaggioso, ci sono i set della Bubble Bath, ci sono tante cose che insomma ogni presentatrice decide di usare a sua discrezione. Sta succedendo molto spesso, vi prego di farci caso qualora non l'abbiate mai fatto, che vengano proposti dei set anche relativi a prodotti non in anteprima ma che sono già presenti in catalogo. Beh ragazzi, sta succedendo secondo me una cosa molto brutta, e Avon, io non so se tu vedi questi video, ma se li vedi, segnati questa cosa. L'Avon per te è uno strumento per le consulenti per costruirsi, tra l'altro con i propri soldi, perché di fatto questo avviene, un campionario, un qualcosa che le possa aiutare ad incentivare le vendite. Non è un outlet. Non sei per niente carina quando cominci a mettere dei prodotti che tu sai benissimo nel giro di due campagne usciranno. Vi faccio un esempio banale: un po' di tempo fa, mi pare un paio di ordini fa o 3 ordini fa, furono messi in sconto diversi prodotti della Lux. Chiunque sa, o se ancora non lo sapete, sappiatelo, la Lux sta uscendo di catalogo. Ora, io immagino che ci siano state tante presentatrici che hanno acquistato quei prodotti, magari con l'intento di incrementare il proprio campionario, farlo provare, oppure, come dice la tradizione Avon, indossa Avon per mostrarlo al mondo. Peccato che voi vi troverete con una serie di prodotti che vi saranno infinitamente inutili, perché sia che vi piacciano personalmente, sia che le clienti vi chiedano: oh, ma che bel fondotinta che hai, dove posso trovarlo? La risposta sarà nell'outlet. Allora, noi non siamo le vostre babbee di turno, sia ben chiaro. Se un prodotto sta uscendo di linea e voi lo sapete,
Sarebbe cosa carina metterle nell'outlet, non nell'avon per te, che dovrebbe rimanere uno strumento, uno di anteprima e due di possibilità per la presentatrice di crearsi un campionario ad un costo un pochettino più basso e di poter, perché no, testare personalmente i prodotti, ma non prodotti che state per tirare fuori dal catalogo. Questo devo dire che è sinceramente una cosa molto scorretta, che porta le presentatrici ad investire dei soldi in modo errato e che secondo me a lungo andare porterà le presentatrici semplicemente, siccome sceme sì ma fesse no, a non acquistare più determinati prodotti dall'Avon per te. Mi dispiace, per me questo è un comportamento sbagliato e lo trovo infinitamente scorretto. Sta succedendo più di una volta questa cosa, che vengano proposti set su prodotti che saranno sì in offerta nella campagna successiva, ma che poi nel giro di due campagne troveremo sull'outlet. Mi dispiace, non siamo la vostra i vostri svuota magazzino. Sinceramente non credo che sia assolutamente corretto e non mi piace assolutamente. Come sapete che non mi piace assolutamente che vengano dati degli incentivi alle presentatrici di vendita, poi fornendo in cambio un prodotto che magari veniva omaggiato su qualche catalogo, magari dell'anno scorso. Faccio un esempio: i set Swarovski, ve lo garantisco, per carità, molto 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 belli, nessuno dice nulla, ma quei prodotti erano in vendita su un catalogo di un anno scorso. Io li ho acquistati, li ho regalati. Mi ricordo benissimo il portachiave della Swarovski bianco con lo specchietto, lo regalai a mia madre per Natale e sinceramente non capisco per quale motivo mi debba fare un bush di Kjul così per vendere tinte che neanche ci sono, vabbè, per vendere prodotti in anteprima per avere qualcosa che magari ho potuto tranquillamente acquistare con tanto di sconto su un catalogo magari un anno prima. Ripeto, non siamo la vostra differenziata e scusate se ho usato termini anche troppo forti. Vi ripeto e vi rinnovo l'invito a scrivermi, a segnalarmi sotto nei commenti o se volete tramite email o se preferite tramite Instagram, dove mi trovate come Sara quanto basta, quelle che sono secondo voi delle casistiche che vanno segnalate in questa rubrica Avon te ne dico 4, al fine quantomeno di sfogarci tra di noi e con la speranza che dall'alto qualcuno ci ascolti e ponga rimedio a queste cose che sono quantomeno sgradevoli. Vi mando un bacio grande, grazie per aver visto questo video. Vi prego, qualora vi faccia piacere sostenere questo canale, di iscrivervi. Un bacio grande, alla prossima.